Superate entro oggi gli 8000 like, perché io devo fare una vendetta a Graziana, che questa volta basta, cioè... Vai. Che mi stavo aggiustando. Ciao ladrolini, qua è Bebios. Ciao. Perché fai l'intro da ritardare, non mi capi? E qua Graziana. Graziana. Beh, finalmente ragazzi, non ve lo dico neanche. Finalmente. Vi ricordate il video dove Graziana si è truccata a Malba? Io avevo detto che avremmo fatto una challenge. È giunto il momento, finalmente. Quanto cavolo sono brutto così, va bene. Allora, comunque, siamo entrati in casa oggi e a nostra sorpresa abbiamo trovato una lettera. Che dice questa cosa? Ciao Peppe, siamo tre tuoi fans e ti vorremmo chiedere se ci potresti salutare in un tuo video. Ci chiamiamo Emanuele Sardella, Giuseppe Creatore, Federico Fralonardo. Quindi oggi saluto questi qua perché me l'hanno consegnata personalmente. E in più mi hanno anche pagato, ragazzi, per fare sta cosa. Mi hanno dato ben 5 centesimi, ragazzi. Cioè, ma che cosa ve lo dico a fare? 5 centesimi, ma siete dei bomba, ragazzi. Grazie. Posso come metà Goleador. Ok, i tre di oggi sono stati salutati. Quindi commentate che oggi sono andati a salutare il prossimo video. Comunque il cibo, il video di oggi consiste nel cibo. Quindi ve lo spiegherò tra un po'. Telefono casa. Grazie, senti, ma oggi ma sì, normale. Fammi capire. Hai sbattuto la testa? Tra poco saremo 100.000 iscritti. Questo è il video che vedrete mentre io sono a Roma con lei. Quindi se per quando torno da Roma, cioè oggi stesso sabato, avete tipo un altro giorno per arrivare a 100.000 iscritti. Se non ci siamo arrivati, cioè basta, è finita. Yo family. La migliore Yo family. Io e Graziana stavamo pensando di fare delle nuove magliette, nuove felpe, nuove tutto. Però ancora non vi dico. Registriamo! Un attimo! Muoviti! Fammi finire il film, ma poi registriamo un primo tempo! Dai! Ragazzi, guardate la professionalità del vostro YouTuber! Dai, fammi finire il film! Abbiamo tempo! Questa è la professionalità del vostro YouTuber, ragazzi! Sto vedendo, facciamo la finta! L'avete mai visto, ragazzi? Fatemelo sapere nei commenti! No, facciamola finita e registriamo! È quasi finito, fammelo finire! Facciamola finita! Va bene! Ragazzi! Peppe si è addormentato e quindi non c'è modo migliore di svegliarlo con uno scherzo o con un dispetto. Raga, guardate dove tiene il telefono. Cioè, io non ho parole. Quindi io vorrei vendicarmi perché sta sempre al telefono. Infatti credo di avervelo detto anche altre volte. Pensavo o di buttare un sacchio d'acqua fredda addosso, oppure mettere il silicone sulla sua mano e appiccicargli il telefono sopra, così impara la lezione, deve smetterla. Da fastidio! Adesso lo sveglio, vediamo la sua reazione. Dobbiamo registrare, ti sei addormentato. Scusami, se tu dormi io registro per conto mio. Leggiamo insieme. Comunque è un prank. Ma tu sei andato di cervello. Silicone sigillante.
Vediamo, vediamo. Ma stai scherzando, non è vediamo, 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 aspetta. Oh, ma tu vera la grazia, ma come cazzo fa? Ma mi ha incollato l'iPhone! Incolla. Ma sei scema! Ma sicuro, sicuro che è incollato. E che cosa hai fatto? No, non è che riesci tipo a staccarlo. Ma mi ha incollato le dita, ma ti rendi qua! Aspetta, no, c'è troppo flash. Riesci forse a staccare. Ma stacca qua, guarda le dita. Ma perché è pelle? Questo non si toglie. Che c***o ridi? Prendi l'acetone, prendi qualcosa, fammelo togliere. Madonna, l'iPhone. Scusa, secondo te riesco? Io in questo caso ho l'acetone. C'è il silicone. Vabbè, ma il silicone ce l'ho perché è di papà. Mio padre mica si mette lo smalto. Vabbè, cerca su internet qualche rimedio. Mi fa male, ma vedi, ma sembra un T. Guarda, guarda le dita. E ci ricolleghiamo al ventilatore. Ma ecco, tu comunque non stai bene più di me. Veramente, tu non stai bene. No, 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 scusatemi. Io ho ragione, dovevamo Siri. Registrare. Ti sei... Ehi Siri. Come i Siri? Ritardata nei Siri, vuoi aggiustare qua? Ehi Siri, come staccare la colla? Chi si rivede? E hai avuto l'idea di attaccarlo? Come lo tolgo? Come lo tolgo sto telefono dalla mia mano che non si stacca? Togli le attack. Acetone ce l'hai? No. Limetta delle unghie? No. Che se ce l'avessi di mare. Detersivo da bucato? No. V2-40 lubrificante? Non so. Margarina, no. Ammonia. Smacchiatore a base, no, di acetato di, no, amile? No, senza, pure con l'acetato non ce l'ho. Frego il sistema. Cioè? Bravo, l'iPhone è salvo. Bravo! Sei un genio. È nero. Perché è nero? Perché il silicone è nero. Il silicone è nero. Ora lo posso fare tranquillamente, perché pure che si sta che cade la copra, non me ne sbatte niente. Ehi, più calmo. Grazie veramente, tu mi fai veramente innervosire. Ma scusami! Ma vediamoci, ma che è stato? Mi stai pure sporcando a terra! Ma non rompere le scatole! Guarda che tu mi hai fatto scarsi anche più pesanti. Quindi non ti ho incollato un telefono alle dita. Toc, toc. E lei che si è Oh Gesù! Cioè, ma tu vuoi dividere tutto questo perché? Perché dormivi? Devi smettere di dormire. Mi sono addormentato un attimo. Sì, e poi stai sempre col telefono. O dormi e stai col telefono. Che schifo. No, beh, no, dai, io! Raga, guardate, non rende molto perché c'è la luce del flash. Perché non si staccava bene, cioè... Ma poi ditemi voi, ragazzi, vi prego, ho bisogno di una vendetta. Per favore, consigliatemela sotto nei commenti. E per favore, cercate di lasciarmi, vi prego, questa volta ve lo chiedo veramente. Superate entro oggi gli 8000 like, perché io devo fare una vendetta a Graziana. Che questa volta basta, cioè, questa volta Graziana la pagherà. Dai, zitta. Allora, lasciami 8000 like e gli farò un prank, raga. Cioè, ma questa volta supereremo il limite stratosferico, perché sì, mi ha stancato. Mi ha veramente stancato stavolta, basta. Sì, che fai? Mi fai volare gli occhiali? Ti faccio volare in cielo, ti leggo una mongolfiera e ti faccio volare. Anzi, ci vogliono 3 mongolfiere per te. Wow! Wow! Quando la persona ci è andata d'angelo. Trollini, io spero che quando tornerò da Roma, magari il video è andato bene, siamo a 100.000 iscritti. Allora sono speriamo. Anche se sono molto triste per ciò che mi ha fatto questa ragazza, quindi via, show, show. Ciao raga. Me la pagherai. Vedrai che me la pagherai. E come se me la pagherai, avrò la mia vendetta. Questa abitudine è l'altra. Ah ragazzi, comunque volevo soltanto dirvi che se vi va potete consigliarmi dei video da fare a Graziana, magari su Instagram, perché può essere che qua sotto nei commenti li legge, quindi se avete un prank o roba del genere potete passare su Instagram. Ed inoltre qui vi lascio dei video che potete vedere se vi va. Quindi niente ragazzi, ciao!